Chiara Ferragni e Fedez una coppia aperta, come sostiene Taylor Mega? La risposta è no, almeno secondo l'influencer cremonese. Non sono mai stata in una coppia aperta. Se per coppia aperta si intende che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo. Da parte mia coppia aperta mai, ha dichiarato dopo essere stata intercettata da Valerio Staffelli per la consegna del tapiro. Parlando di Fedez, il giornalista Gabriele Parpiglia ha assicurato che si è fidanzato con una milanese di ottima famiglia. La storia è seria, ha sottolineato l'ex firma di C Magazine. Anche Anna Tatangelo ha ritrovato l'amore con l'allenatore Giacomo Buttaroni, confermando le indiscrezioni che circolavano già lo scorso settembre. Dalila Gelsomino ha rotto il silenzio, confermando la fine della love story con Eros Ramazzotti, mostrandosi parecchio delusa. Giulia Salemi ha raccontato di sentirsi terrorizzata a passeggiare da sola per le strade di Milano di sera, ma non tutti sono d'accordo. Vladimir Luxuria l'ha criticata. Non si sente al sicuro, ma si riprende con il cellulare. Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi si sono scambiati cortesie, con il conduttore che ha ironizzato sulla sua esperienza con Giuseppe Garibaldi. Raffaella Squotto e Brando Efrikian di Uomini e Donne si sono lasciati, definendo la situazione delicata. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono separati a causa della presenza ingombrante di Briatore nella vita dell'ex compagna. Melissa Satta ha dichiarato di volere un secondo figlio, avvisando Carlo Beretta. La vita sentimentale